Ладушки! Porco Zeus, a tutti ragazzi, questo è la paga di palla. Avete visto che ho iniziato il video con una frase, tra virgolette, che mi avete consigliato voi nel video un po' di tempo fa, credo quello di sabato. Consigliatemene ancora, perché adesso sto guardando quelle che hanno più like. Man mano che le provo, magari voi mi dite qual è quella che vi piace di più. Questa mi è piaciuta molto, che tra l'altro è abbastanza comune, porco Zeus a tutti i ragazzi, però ci sta bordello, mi piace. Se non dice porco Zeus è un coglione, hashtag 123456. Visto che la droga si sta impadronendo della mia anima, diamo un'occhiata subito a quello per cui siamo qui, ossia sniffare cocaina. No, non è vero, siamo qui per vedere la war. Quindi dettagli war, come avete visto, vittoria 55-29. Tra l'altro abbiamo una serie di vittorie che è impressionante. Guardate il registro guerre, guardate quanto verde, poco rosso, un grigio il pareggio, porca prop. Visualizza mappa è praticamente la war di cui avevo portato l'attacco in live. Come avevo spiegato, volevo farvi vedere una specie di resoconto contro tutti i froci scettici che hanno detto che la mia base non è bella. Naturalmente dico froci per scherzo, comunque gente che comunque adesso spero si ricreda. Ci sarà un motivo o meno se non mi hanno attaccato. Tanto per inciso, la mia base è questa. Molti di voi l'hanno criticata perché dicono che non è una bella base, è facile tristellarla, è così. Però ci sarà un motivo se tutti, tra tutti quelli che hanno attaccato, non ne hanno attaccati tre. E quei tre siamo io, un altro e il primo. Il primo ci sta, ma noi due ci sarà un motivo. Se nessuno l'ha attaccata, significa che comunque fa paura ad attaccare. Questo apro e chiuda parentesi. Andiamo a vedere il nostro attacco, perché la difesa non ve la posso mostrare, in cui ho tristellato uno, tra l'altro con un culo, cioè più che con un culo, vedete che questo qui è facilissimo da attaccare, però io ho detto, da, facciamo un po' gli sboroni, quelli che vogliono fare i fighi e i tipo tutti, no, che cazzo ne so, tipo truppe a caso. Ad esempio io ho visto un canale che si chiama Greco Warrior Mysteria. È un bellissimo canale di YouTube, se mi ricordo ve lo linko in descrizione, che fa vedere proprio tutte le tattiche. Ho provato un po' ad attaccare come lui, cioè alla fine è una semplicissima lava l'union, più o meno, sì. Però io ho provato appunto ad attaccare come lui, piazzando qualche mongolfiera qua, qualche mongolfiera là. E vedete, l'intento era buttare giù con qualche mongolfiera questa difesa era qui. Qualche mongolfiera l'altra difesa era. Purtroppo naturalmente devo fare i conti con i maghi nel clan che mi hanno devastato, proprio aperto il sedere in pochissimo tempo e mi hanno buttato giù quelle mongolfiere lì. Le altre sono riuscite appunto con facilità a buttarmi giù le difese aeree. E queste ultime qua che ho utilizzato, quindi praticamente quante ne avevo, ne ho utilizzate una decina, forse anche di più. Sono riuscito a buttare giù la seconda difesa aerea proprio per culo. E quindi l'attacco si sarebbe sviluppato sulle altre due difese aeree, partendo dall'alto. Qui con due sgherri, tre sgherri ho buttato giù il mago, che almeno dava meno fastidio. E in poche parole, il lato basso era pulito, perché appunto non c'erano più le mongolfiere, le difese aeree, c'erano soltanto le torri dello stregone. Il problema era il lato alto, in cui c'erano ancora le torri dello stregone, difese aeree e come cazzo si chiama, gli archi X. Dunque alla fine ho sganciato una marea di mongolfiere sul lato sinistro e ne mancava, e ne avevo poche sul lato destro, come vedete. Tra l'altro poche sganciate anche male, perché qualcuno è andata là. Ho sganciato il mastino lavico pensando che fosse l'unico che avevo, perché di solito ero abituato ad attaccare con un mastino lavico solo. E quindi ho sganciato anche quello del castello dallo stesso lato. Cosa sbagliata, perché alla fine dovevo andare di là per proteggere un po' i minion e le altre mongolfiere. Furia qui per potenziare un po' le mongole, che comunque erano poche e anche abbastanza scarse. Fortunatamente i due mastini lavici hanno fatto la differenza, perché come potete ben vedere qui stanno coprendo le nostre mongolfiorre alla grande. Poi la cura, diamo uno sprint per due. Ho sganciato i reali di qua in maniera tale da pulire anche questa zona. Tra l'altro con la pozione veleno molto utile contro le truppe del clan, e alla fine non restavano più difese, quindi è stata tristellata. Non dico easy, però alla fine diciamo che potevo fare un attacco normalissimo e avrei fatto anche più bella figura. Diamo un'occhiata invece all'attacco che hanno fatto al secondo nostro, tanto perché comunque c'era una bella disposizione TH9,
credo maxata, non vorrei dire una stronzata, ma penso proprio maxata, a parte qualche muro, guardate com'è messo bene il nostro Enrico, e ha provato con una go wide. Osserviamo che sgancia i due golem vicini e gli sgancia sopra una cura dietro i maghi, come al solito, e spacca muro per entrare, anche perché con queste mura qui, livello 9 se non sbaglio, non è facile buttarle giù. Alla fine i golem entrano, i pekka stranamente non vanno su quel deposito là esterno, non so cosa sia successo, quale strana stregoneria. Poi sgancia un assalto qui in mezzo, sgancia l'avveleno, secondo me doveva sganciarla un po' più a sinistra, anche se comunque influisce un po' sulle truppe, e questo assalto ha davvero fatto la differenza, perché come potete vedere tutte le truppe entrano all'interno del castello, della disposizione, e fanno un danno immane. Vabbè, il municipio è andato giù, era chiaro che avrebbe fatto 2 stelle, però se alla fine si è portato a casa il 65% l'ha fatte anche con un bel po' di sicurezza. Siccome il nostro era il secondo e loro era il sesto, l'attacco non è stato affatto male, anzi si è meritato davvero, ha fatto un bel attacco, perché comunque la differenza di livello che c'era era abbastanza alta. Ora il video si sta tirando per le lunghe, spero che vi sia piaciuto, ringrazio ancora il mio clan Italian Project che mi fa sempre vincere le war, tra l'altro 55 punti, 55 stelle su non so quante, immagino 60, perché a osservare dalla striscia 60 è davvero un buonissimo risultato. Spero appunto che apprezzate il video, spero che vi possa essere d'aiuto per magari qualche spunto per attacchi eccetera. Naturalmente devo ancora migliorare molto, ma spero che col tempo riuscirò ad utilizzare sempre al meglio le varie tecniche. Date un'occhiata anche all'attacco in live se non l'avete ancora visto. Da Tolafra è tutto e ci vediamo alla prossima. Bella.